e averle pagate. Non so se la seconda, devono funzionare proprio bene le cose a breccia. Ok, a questo punto quindi, andiamo avanti, possiamo dire che la probabilità che un cliente cambi idea nel tempo tende a 1, perché se tu oggi gli dici facciamo questa cosa qui, ti aspetti all'infinito, prima o poi cambia idea, anche solo per il fatto che dici, beh, hai rotto un po' le palle e io cambio con di due, ok? Diciamo, questo è un assunto di base. Quindi possiamo andare, questo è il cliente che cambia idea. Sono evidentemente un grafico. Andiamo avanti. Due. Quindi la probabilità che il costo di una funzionalità aumenti tende a crescere. Mi spiego? Nel senso, se io sto sviluppando una cosa di soppiatto, sperando che non cambi la presa, no, senti, non la voglio più, falla diversa. Ho sprecato quei 3 giorni, continuo a sviluppare, arrivo al sesto, no, senti, non ho idea, e sto sprecando, alla fine, con la funzionalità definita alla fine, sarà costata anche tutti i giorni spesi a fare quello che non serve. Mi seguite? Sto cercando di essere sintetico, ma non è facile. Bene. No, aspetta. Non si vai, grazie. Quindi, il valore atteso del ritorno di investimento diminuisce nel tempo. Più aspetto, più è facile che io guadagni meno. Perché se col tempo tende ad aumentare quel denominatore che rappresenta l'investimento iniziale, è evidente che tutta quella cifra lì tende a scendere. Perciò, comunque, rilasciare presto significa non permettere alle cose di cambiare prima di averti pagato. Il che è legato esattamente ai modelli di consumo a cui loro alludevano, ma che è anche il paper use che ho citato prima io, nel senso, se io rilascio una funzionalità, intanto quella lì comincia a fare cacin, 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 a tirare giù i gettoni, intanto io l'ho rilasciata. Poi quei soldi lì li useremo per fare eventualmente dei cambiamenti sulle note, dei refactoring. Ok. Quindi, corollario 1, il cosiddetto lead time va tenuto basso. Se io oggi inizio a fare una cosa, la devo rilasciare tra un'ora, tra 2 ore, a un giorno, prima. Se oggi riesco a rilasciare una funzionalità in 2 ore, devo sforzarmi di portarlo a 90 minuti nel giro di 6 mesi. Se ci metto un mese, devo metterci 2 giorni a cominciare a rilasciarla in 2 settimane. Ok? Più è lungo il lead time, più è grave la nostra iniezione. Corollario 2, bisogna scegliere bene la cosa iniziale. È evidente che io quindi, se si tratta di avere tanto subito, è chiaro che io non devo scegliere le cose più divertenti, ma devo iniziare, scusate, ho detto una cosa che non ha senso in italiano, non devo iniziare dalle cose più divertenti, ma devo iniziare dalle cose che hanno il ritorno di investimento più elevato. Prendiamo un attimo Google Doc, e poi è finita, questa è l'ultima slide. Andiamo sulle feature un attimo. Allora, no, vediamo un attimo i ritorni di investimento, anche nel caso del monotasking, ok? Quindi diciamo, siamo una compagnia, un'azienda virtuosissima che lavora su una cosa, su una sola cosa per volta, e il nostro ritorno di investimento è da 280,31%. Andiamo nelle funzionalità, e invece di ordinarle per ROI, le ordiniamo per il tempo che ci vuole. Faccio prima quelle Z, grazie. No, scusami, a Z. Faccio prima quelle che ci vuole poco tempo, perché se no si dice prendere i frutti. Prende prima i frutti bassi che stanno quell'altro che ogni tanto si legge in giro le slide. Benissimo, quindi diciamo, ma questa qui ho solo 2 ore, dai, facciamo subito questa. Andiamo subito a vedere cosa è successo al ritorno di investimento. 280,31%, un po' meno di prima, però si può fare anche di peggio. Se per esempio le scegliamo, per esempio, se vogliamo essere, facciamo gli ingordi, andiamo per valore. Per cui facciamo prima quelli che ci pagano di più, a prescindere dal tempo e a prescindere dal ritorno di investimento. Per cui facciamo prova e contrario. Facciamo. No, no, qui. Ah no, scusa, grazie. Quello c'era. Vedete il controllo delle facoltà mentali. Quindi facciamo prima quella da 35 euro al giorno. E vediamo come in realtà sia sceso a 267,04. Quindi vedete che a parità di processo, se io ordino male le cose da fare, guadagna di meno. E anche qui non potete obiettare perché è lì, cioè la scena ha fatto Google Doc, non l'ho fatto io. Torniamo alle slide. Quindi abbiamo detto, riassumiamo un attimo. Uno, cercare di fare una cosa per volta, cercare di rilasciare
una per volta, piuttosto che, cioè, è meglio rilasciarla, se ci vogliono tre ore, invece di lasciarne, se io intercalo un'ora, invece di lasciarne una alla quinta ora e un'altra alla sesta, è meglio rilasciare una funzionalità alla terza ora e la seconda comunque alla sesta. Questo è abbastanza intuitivo, però non fa nessuno. Abbiamo detto che il corollario 1 è tenere comunque questi tempi bassi, e il corollario 2 è che bisogna scendere bene da cosa iniziare. Grazie. C'è il tempo per qualche domanda, e le anfetamine hanno funzionato. Domande? Vai. Vista la platea, cioè, nella colonna al corso, sì. Un risultato è facile quantificare. Sì. Immagina la platea che c'è. Esatto. Però andare sul corso. Ok, rispondo. La campagna. La domanda è chiara? No. Allora lui dice, oh, ma tu che sei uno sviluppatore come me, tu stai a quantificare il tuo lavoro meglio, più facile, piuttosto che un lavoro di comunicazione o di progettazione di design di prodotto. Ok, allora facciamo così. Vi giro, risponderò con una domanda ed è, ma oggi quando vi si chiede di fare un preventivo non vi è richiesta la stessa abilità? Vi richiesta la stessa abilità su uno scope molto ampio, cioè il progetto di comunicazione o di sviluppo di interfacce. Per cui semplicemente qui si propone lo stesso problema su un ambito più ristretto, che è quello della singola funzionalità. È come se ti dicessero, senti, non serve di una campagna di comunicazione, ho bisogno di una campagna di comunicazione che faccia A, B e C. A questo punto, in genere, il modo con cui noi arriviamo ad un preventivo finale in queste situazioni varie è comunque quello di parcellizzare il problema e dare un prezzo ad ogni aspetto. Su come poi questa parcellizzazione possa essere efficace o addirittura dannosa, cioè, è tema del workshop di 3 giorni e non è la sede di questa qui, ok? Diciamo, come io scrivo, come taglio i requisiti del cliente, che siano requisiti software, che siano requisiti di comunicazione, è un'arte fatale, possiamo entrare dentro e fare anche eventi solo su questo. Però sicuramente, diciamo, dall'alto possiamo stabilire che non stiamo chiedendo per questo approccio parcellizzato una abilità diversa da quella che comunque vi viene richiesta quando dovete formulare preventivi per il vostro cliente per un progetto overall. Sì, infatti, scusate, è vero, non è il prezzo, è il costo. Ma comunque, se è vero che il prezzo non è definito solo dal costo, ma sicuramente non faccio una precisazione responsabile se non ho già idea dei costi. Quindi, se voi avete fatto dei prezzi fino ad oggi senza sapere quali fossero i vostri costi, siete stati dei giocatori d'azzardo particolarmente spregiudicati. Credo che sia questo il caso. Nel caso ci fosse qualcuno che ha avuto questo approccio fino ad oggi, ho il numero di uno bravissimo per risolvere questo problema. Caso di studio reale di queste tecniche, sì. Ad esempio in Italia c'è qualcuno che ha davvero utilizzato file? Sì. Sì, c'è stato appunto nel caso dei clienti, quelli belli, per dire, quindi un caso povero, c'è stato un cliente che ha accettato di lavorare per esempio con Alberto Bucignato fare la loro interfaccia, tutta l'interaction, la user experience del prodotto. Abbiamo parcellizzato le funzionalità e noi li lasciavamo una volta alla settimana per un progetto che è durato 3 mesi, quindi si è trattato di fare 12 rilasci. In realtà poi la cosa bella è che lui ha scoperto, visto che lavorava per un ordine di ritorno di investimento, ha scoperto che effettivamente verso la decima iterazione l'undicesima e la dodicesima erano inutili. E quindi di fatto ha potuto smettere di lavorare, noi non l'abbiamo più rilasciato, ce ne siamo andati via, volentieri, perché nel frattempo, come al solito, c'è sempre troppo lavoro, quindi nel frattempo dedichi l'attenzione ad altri clienti. Per lui è stato soddisfattissimo perché ha speso meno di prima, massimizzando il valore di quello che ha speso.
quindi lui era lunedissimo. Quando il cliente decide di smettere prima, in questi casi è un ottimo segnale, perché ha proprio capito che vedi, avrei chiesto quelle cose lì che non mi servivano. Ciao, grazie. Grazie. Jacopo, la maglietta della tua squadra è il numero 2. Grazie. Allora, no, pensavo, WebDev è un gruppo veramente bello, quindi abbiamo chi si presenta come sviluppatore e parla di ritorno di investimento, quindi di sviluppo già, insomma, davvero bello. Il prossimo intervento è Gianluca Ghiegori, ha un blog che probabilmente molti di voi conoscono, lei si chiama Mini Marketing, è sicuramente uno dei blog più importanti, più freschi d'Italia. Ci presenta un ci presenterà un intervento che non ho ancora visto, ovviamente, ma credo che abbia qualcosa in comune forse con l'inizio della giornata. Il titolo è Social Commerce e Facebook Commerce. Le relazioni entrano nel processo di acquisto. Solo un momento. Dopo di questo, giusto per dirvi cosa succederà nel resto della giornata, dato che ci facciamo un po' movimentare le cose, abbiamo questa sala grande, un'altra sala di là, un luogo segreto che diremo solo dopo l'intervento di Gianluca, dove abbiamo nascosto tutto il cibo e tutto il salame, e questo però per i motivi verrà rilevato solo più tardi. E quindi cosa succede? Quindi dopo questo intervento facciamo un break, facciamo una pausa, anche per un piccolissimo intervento prima ancora. A seguito della pausa, quindi attorno alle 12, riapre questa sala, che è la sala 1, giusto? Quella che trovate di là, da cui siete passati all'entrata, sarà la sala 2, quindi avrete possibilità di scegliere chi torna, chi spicci a seguire. Ho detto tutto? Bene, il pomeriggio probabilmente c'è un altro coffee break ancora, cioè, per chi resiste per recuperare le energie. E c'è il pranzo. Va bene, metà della giornata la passeremo mangiando. Questo comunque non si chiama fare cose salate, no? Giusto, giusto. Più o meno. Ci siamo. Grazie. Vogliamo vedere più. Dai, che noi te sono prima a scolpire. Come? Prima a scolpire. Allora, io sono Gianluca Diengoli, grazie dell'invito. Ho anche un telecomando, ma sono sicuro che funzioni. Comunque grazie del... No, no, stai pure perché sicuramente non... E il mio intervento, allora io sono, diciamo, di professione digital strategist, diciamo, sono un marketer, quindi una persona che nasce nel mondo del marketing e poi viene apprezzato nel mondo dell'internet e ormai da un sacco di tempo e da un sacco di anni. Posso dire di aver visto in questo ambito tutti i più grandi fallimenti di start-up e di progetti di tutte le bolle possibili. In questo momento sto scrivendo un libro per il Sole 24 Ore che mi sta riportando un po' a quello, gli argomenti con cui avevo iniziato, diciamo, il mio percorso professionale, che è quello dell'e-commerce. Io non sono uno sviluppatore, però sono quello che prendeva le mazzate tra i miei sviluppatori e le richieste del cliente. Ho iniziato a sviluppare i primi siti di e-commerce nel 96-97, quando già fare un carrello era una roba che la gente ti faceva wow quando lo vedeva. E invece sto scrivendo un manuale, un piccolo libro su una collana di Sole 24 Ore, che cerca di fare il punto dopo 15 anni di a che punto stiamo, no, con l'e-commerce. E parte da un presupposto che l'e-commerce, ecco, per come l'abbiamo sempre pensato, è visto come un'esperienza assolutamente solitaria, spesso impersonale, in cui i siti di e-commerce sono molto asettici, no? Venivano chiamati anche il catalogo online, no? Quindi io andavo lì, compravo, se mi piaceva, basta, finito. In realtà la teoria, la mia
presupposto di cui parto è che